non saremmo borghi d'Europa ed enoteca del gusto, visto che si parla poi di tutto il mondo, di prodotti che vengono da tutto il mondo, se non dedicassimo un terzo appuntamento ad un vino di un'altra terra. Vabbè, la Francia, i cugini francesi. Non dico nulla, lascio a te proprio spiegare tutto quanto. Questo qua è un Crémant di Jura, quindi uno spumante sostanzialmente della zona dello Jura. Siamo a Étoile, quindi una zona specifica. Comunque è in altitudine, siamo intorno ai 500 metri di altitudine dove i vigneti. È un Chardonnay 100%, 2016. Fa 11 mesi in cemento, in botte di cemento, e dai 25 ai 30 mesi di sosta sui lieviti. 25-30 mesi, perché sostanzialmente questo qua è proprio un contadino, nel senso che lui è proprio un vignaiolo di vecchio stampo, e quindi comincia dopo 25 mesi a fargli la sboccatura e va avanti chiaramente nei 5 mesi successivi. Quindi sono ancora una persona seria, assolutamente. Quindi non ha industrializzata, diciamo, questa piccola realtà. Lui è Auvernois. Allora c'è un importatore un po' particolare, che della zona zona del Vicentino, che va direttamente in cantina, lo importa. Io l'ho conosciuto ad una fiera e ho assaggiato i suoi vini. Lui praticamente importa questo Jura, importa dei Crémant d'Alsace, importa degli Champagne, tutti molto particolari, di piccoli récoltant, quindi piccolissime realtà, però tutti molto eleganti, molto fini. In questo caso abbiamo appunto questi, ecco, è un Brut. Allora l'etichetta è un po' questa cosa un po' simpatica, antica anche questa, sì, diciamo così, sostanzialmente è un Brut, però in realtà è un non dosato questo qua. Perché questo signore ha comprato 50.000 etichette, sì. Perché la prima partita di spumante l'ha fatta Brut oggettivamente, certo. Quindi era intorno ai 6-7 grammi per litro, insomma, sì. E dopodiché ha cambiato idea e l'ha portato a dosaggio zero, però avendo ancora le 50.000 etichette e facendo 7.000 bottiglie all'anno praticamente, sì, lui continua, no, 7.000-7.500, così non usa la stessa etichetta. È un po' come i nostri frulani, no? Cioè che risparmiano, sono un po' sparegnini. Esattamente, quindi volendo sfruttare le etichette che aveva già acquistato, praticamente continua a etichettarla come Brut, ma in realtà è un non dosato. Ecco. Allora, proviamo. Naturalmente tu quando scegli condividi con la Claudia sti vini, perché lei se ne intende di vini, in realtà non vuole dirlo, ma se ne intende. Ok, benissimo. È sempre una cosa condivisa, quindi... Sì, no, però i conti li lascia lei a pagare, voglio dire, cioè non è che sei in società, no? Anche perché non sono cose da niente, voglio dire. Tutte le cose di valore devono avere un giusto costo, io sono ancora con questo tipo di impostazione mentale, sono vecchio ed è vero, però la mia idea resta quella. Dopo ricordati però che finito qua, voglio chiederti un parere su Prosecco dopo. Sì. Nel senso, parlane male, che okay. mi fa solo che piacere. Mi fa. Salute allora. Claudia, anche a te, anche se sei fuori campo, però mi fa piacere veramente. Cioè, bisogna avere il coraggio da leone in centro a Montebelluna, aprire un locale come questo, voglio dire. Allora, questo signore porta molta maturazione alle uve, quindi va in cantina un'uva molto matura. Essendo in altitudine riesce comunque a mantenere una certa acidità. Parliamo di 500 metri. E riesce a mantenere una certa acidità e quindi risulta un vino strutturato come spumante, ha una bella struttura, ma mantiene appunto questa acidità, diciamo così, agrumata, ecco, che associata alla bollicina pulisce benissimo la bocca, quindi si può mangiare qualcosa di grasso, anche per dire una carne bianca anche strutturata, del pesce, però del pesce alla griglia, quindi è un vino che si presta, è molto gastronomico, ecco. Versatile. È molto versatile, noi lo serviamo anche come aperitivo, però può andare benissimo anche pasteggiando con qualcosa appunto di importante. Ok, aspetta che lo assaggiamo adesso, perché prima adesso abbiamo... Anche questo è un grande vino. Questo qua appunto si sente molto, molto secco, il finale molto, molto asciutto. È largo, ha un'entrata bella, larga, ampia, in bocca. Chiude con questo finale appunto asciutto che pulisce tutto il palato, il cavorale.
e ha questa nota di ritorno di camomilla, di fiori gialli, di frutti. È molto molto interessante, è complesso, è un vino complesso nonostante... No, appunto, è sicuramente complesso. Sì, nonostante il vignaiolo sia appunto, forse proprio per questo riesce a fare questi vini particolari che uniscono la complessità. Sì, i contadini più intrippati sono, più filosofi sono a modo loro. Certo, è vero. Riesce a unire appunto la complessità alla bevibilità, che è una cosa fondamentale per un vino. Comunque se è un vino complesso che fai fatica a bere, chiaramente non è, c'è qualcosa di sbagliato. Ecco. Dice lode. Assolutamente. Grazie. Grazie. I mulini del gusto e le vie del pane. Stiamo scegliendo con Borghi d'Europa i 40 artigiani dell'arte bianca in Europa che fanno rigorosamente un prodotto artigianale, ma soprattutto buono. Cioè, io dico sempre, un pane con cui non si giochi a squash dopo a tennis quando arriva la sera. Ecco. Anche perché il pane, soprattutto con questa umidità, è un qualcosa di vivente e non è facile neanche per voi ogni giorno affrontare la produzione. Un giorno non è un altro, si dice così. È vero. Allora, Daniele Sozza, di una grande famiglia di panettieri, ci racconti un po' la tua storia nell'arte. Allora, io ho iniziato praticamente nell'89 qui a far pane con mio fratello Tiziano e da là, Carbonera, questo. Carbonera, sì. Da lo là, ricordo perché il ceppo. Cioè, sì, il maestro, sì. Ho iniziato con Tiziano e poi man mano sono andato sempre avanti. Certo. E praticamente quest'anno sono 30 anni che ormai sono qua. Ti sei spostato? Sono nato qua. Nato qua. Questa, quando che, come spiego sempre ai bambini che vengono, sì, a vedere delle scolaresche, certo, questa è stata la mia stanza di giochi. Praticamente ci sono nato qua dentro. Sei venuto su? Qua, giocavo qua dentro, stavo qua dentro già ancora all'epoca quando avevo 5-6 anni. Ti entra, poi ho la fortuna di fare il lavoro che mi piace, che mi sono scelto. Ti appassiona? Mi appassiona, mi piace sempre rinnovarmi, fare tipi diversi. Ci sono nato, cioè la mia passione, faccio il lavoro che mi piace. Sei cresciuto bene così, sei cresciuto bene così. Sto da Dio. Noi non siamo qua a caso, lo sai che non è che andiamo da tutti i panettieri che troviamo e suoniamo i campanelli. Qual è il segreto tuo, la tua filosofia di far pane? Allora, segreto non ne ho, è la passione. La passione. La quindi passione. Una scelta corta delle farine, perché ho sentito dalle referenze che usi anche delle buone farine, insomma. Sì, vabbè, a parte, cioè io ho sempre usato la farina del Molino Quaglia, certo, che è di Guizzolo, sì, d'Este, per me è considerata una delle migliori. Sì. Poi, come ti dicevo prima, ho scoperto la tipo 1 ancora del ciabatte farine Italia. Antiche, sì, ciabatte Cavallari, Italia, Cavallari. È venuto a mancare l'anno scorso, mi pare. No? Sì, o due anni fa. Uno o due anni fa. Grande personaggio. E ho avuto il piacere di conoscerlo, perché lui faceva dimostrazioni certo, in Molino lì a Adria. Da lui direttamente, a parlare con lui. Lui, cioè, è un fiume in piena, era. Sì, praticamente sì. È un personaggio incredibile. Incredibile. Cioè, vedevi la passione che ti trasmetteva per questo lavoro. No, posso dire, per esempio, il Mulino il Ponte di Castelvetrano, che fa delle farine ottime. Hai scoperto il Mulino Rosso, sì, antico Mulino. L'ultimo antico che mulino ho scoperto è stato proprio quest'anno, a gennaio, sono andato al SIGEP. Certo. Un piccolo stand, piccolo defilato con questi tipi di farina macinata a pietra da agricoltura biologica e devo dire che sono molto ma molto buoni. Ti sei trovato bene. Sì. Quanti tipi di pane fai? Attualmente ne sono 25 circa. Non sono pochi, no, magari fine settimana no, sono un po' di più, diciamo. No? Fine sì, ma sì, perché si aggiungono quei tipi che magari fai solo al sabato, certo, e durante la settimana, cioè durante i giorni normali si arriva sempre a 25 tipi. Cioè ormai al giorno d'oggi bisogna avere tanti tipi, andando incontro alle esigenze diverse di tutti. Si mangia di meno ma più variegato, questo è il dato di fatto. Sì, e il cliente sembra molto più attento alla qualità. Beh, questo non è male per uno che lavora bene come te, anzi ti premia. La dolceria da forno? Dolceria da forno si fa crostate. Adesso il periodo è passato un po' quello delle, certo, focacce, cioè fin un mese, sì, fa era proprio il boom delle focacce, certo, quindi cioè, poi c'è la Pasqua, poi panettoni, poi quello si fa durante l'estate. Tradizionale? Tradizionale, sì.
Anche fai pasticceria quella, no. Dolceria ormai... da forno. Questa è stata la scelta. Il futuro come lo vedi? Beh, il futuro spero sempre meglio, sinceramente. Beh, guarda, finalmente uno che sorride, nonostante il tempo che ci sta penalizzando. Io sono sempre stato ottimista, mi piace sempre... Di carattere, di natura. Però, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai quello mezzo vuoto, altrimenti non se ne viene fuori. Mi piace investire sull'azienda, mi piace un po' di tutto, qua viverlo. E come è rimasta la tua stanza da giochi? Sì, scusa, attualmente ancora sì, perché mi diverto. Ho assaggiato il tuo pane per la prima volta al ristorante Colombo dei fratelli, che poi l'ho trovato qua l'altro giorno quando ci siamo venuti a presentarci. E era qua che comprava il pane, poi della mattina Nicola subito, il maestro, gran maestro. Va bene, ti ringrazio, noi avremo 2 anni per raccontare le tue fatiche, perché è un progetto che si sviluppa lungo 2 anni, dovremo romperti le scatole ogni tanto, e non che veniamo tutti i giorni, ogni mese insomma, però intanto mi fa piacere, grazie per esistere. Grazie a voi. Daniele Sozza. Salve. Oh, poi da Ombretta abbiamo sempre delle simpatiche occasioni, perché poi questa sera in modo particolare stiamo degustando, nell'ambito delle birre di riferimento, dei nuovi prodotti, dico bene? Sì. Però non parliamo con te, quindi tu non mi devi rispondere, noi con te parleremo alla fine. Noi oggi abbiamo la fortuna, battute a parte Gianluca, che scherziamo, di avere Floriano con noi, che l'altra volta non c'era perché... ha trovato la scusa che era occupato, le sue splendide bambine eccetera e quant'altro. No, battuti a parte, buon anno, perché stiamo inaugurando l'anno, buon anno quindi. Naturalmente abbiamo già visto che il nostro Guglielmo lì dietro è già con il bicchiere pronto. Qual è la particolarità in modo speciale di questo, anche perché stiamo per aggredire in maniera simpatica quelle polpette un po' speciali, perché dentro hanno anche un tocco di peperoncino, e tu Floriano hai scelto? Ho scelto una birra che è una India Pale Ale di stile, però in versione diciamo più strong, più forte, infatti all'approccio del profumo, devo dire la verità. È una birra creata durante questa stagione, quindi quella invernale. Abbiamo alzato il grado alcolico anche rispetto già a quella strong che avevamo. Questa addirittura innalza il grado a 10 gradi. Dopo abbiamo messo 9,99 gradi. Perché... è come quelli quando devono vendere. Esatto. Cioè 9,99 perché è una birra... è dedicata diciamo a un cartone che si chiamava Galaxy Express 999. Il lupolo principale che abbiamo usato in questa birra è il Galaxy, che è un lupolo australiano, che dopo Dona Sentori, usato soprattutto a freddo, Dona Sentori di mandarino, mango e scorza d'agrume, molto, molto potenti e molto presenti diciamo. Nell'approccio del profumo è immediato in questo senso. Sì, se si va... perché secondo te in fondo, in fondo con quello che mangiamo riesce ad accompagnarlo e non a coprirlo alla fin fine? Sì, diciamo che le birre lupolate si abbinano bene, creano anche un bel contrasto e si abbinano bene ai cibi piccanti. Certo. Quindi ho sfruttato un po' questa cosa del peperoncino che c'era dentro e comunque gli ho abbinato una birra che avesse un suo corpo, perché... è leggero fin là il piatto, cioè diciamo un bel piatto comunque gustoso, pieno di gusto, quindi siamo andati a abbinargli una birra che abbia un grado, che sorregga tutto quanto, però comunque un corpo secco, scorrevole, chiaro, e una lupolatura bella intensa che complementi anche il piatto. No, poi come sempre, Gianluca, però fate sempre, non a caso, attenzione alla parte delle etichette sotto questo, non casualmente, perché poi alla fin fine non lo pagate quello delle etichette, a mo' di battuta, no, sto scherzando, voglio dire, perché fa parte del vostro gruppo. Sì, 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 no, ci piace assolutissimamente, oltre alle 5 birre di linea che abbiamo noi, che abbiamo l'etichetta quella con le gocce, con i colori, ci piace con le one shot, con quelle birre che proponiamo, io non so, quelle 2 volte stagionali, quello che sono, proporle con... in questo caso, anche in questo caso qua, lo ha fatto una nostra amica che è disegnatrice, che c'è anche la firma qua, è qua, sì. E diciamo che questa è l'ennesima etichetta che noi proponiamo con persone
ragazzi o ragazze, i nostri amici che hanno fatto Accademia delle Belle Arti o fanno mostre o fanno coinvolgere anche vita giovani del... sì sì sì, così poi anche la stessa bottiglia va a finire su delle mostre, per dire, tipo la isola, quella del Berliner Weiss, l'altra volta ha appena fatto una mostra con Natasha, che è la... sì sì sì, così, capito? Quindi giochiamo anche sul fatto giocare, anche dare riconoscimento alla creatività, però è gente che beve birra, questo spero di sì, no? Le avete educati? No, bene o male le birre nostre sono amabili tutte quante, cioè bene o male, dopo ognuno ha il suo gusto, però diciamo che dai, sì sì, le bevono. Questo ve l'ha detto, una cosa importante, poi proseguiamo, però una cosa importante, ognuno ha il suo gusto, perché la sfumatura nell'ambito delle birre è proprio questo, che la birra, molto di più di quanto uno non immagini, soprattutto quando parliamo di birre artigianali di qualità di un certo livello, risponde all'andamento dei gusti delle persone, è vero? Sicuramente. È diversa rispetto ad altri prodotti alcolici. Sì, sicuramente è un criterio anche di valutazione nella creazione delle ricette, questo, ed è molto importante anche seguire comunque il trend sociale che si sposa con il prodotto, che è in evoluzione costante, anche e segue, diciamo, l'evoluzione anche stessa delle materie prime, ovvero il luppolo non si ferma lì, il luppolo è sempre in evoluzione, questo è anche un esempio che va a usare dei luppoli, se non i più recenti, comunque dei luppoli molto recenti che sprigionano note che fino a 15 anni fa erano fantascienza, c'erano neanche esatto. Adesso si sta lavorando anche, non entro troppo nel dettaglio tecnico, ma appunto, cioè con innesti di varie piante di luppolo, di varie tipologie, si ottengono nuovi terpeni e quindi nuovi sentori aromatici, certo, che sfidano sempre il birraio a creare qualcosa di nuovo, e anche diventa un divertimento, cioè la parte one shot esce un po', quella nostra, dalla concezione di fare sempre le stesse birre che noi adoriamo, certo, però che dopo un po' ci stuferebbero, certo, essendo che noi siamo birrificio indipendente e comunque guai a perdere questa caratteristica. Ci autogestiamo, è anche divertente giocare col prodotto in modo sempre equilibrato, sempre giusto, creando qualcosa di buono, genuino, però comunque non stufarci, non fermarci, e stando sempre in evoluzione, ecco questa. Allora, piano piano scopriremo anche il resto. Voglio chiarire per chi ha sentito prima la parola Galaxy, voglio dire che non c'entra niente, non immaginate all'immaginario collettivo con il telefono, per evidenti motivi, che cioè non sono i titolari nascosti, costi, tanto per essere chiari, non mi pare il caso. Evviva, e adesso proseguiamo.